Ciao. Italiani. Italiani. Ciao. Vado un rubinzino a sotterra lassù. Vedendo una domo di linna è pazza, ma da un ubizzino assalterà la su mondo, non andare a scuola che hai la rinnovata. Io sono scappato da casa due volte, quando ero piccolo, poi grande. La prima volta per il circo e mi hanno ripreso, la seconda volta per farmi prete e ci sono restato. Quindi per me queste due cose, essere prete e fare il mago, penso che vadano d'accordo. Sono nato
come mago tanti anni fa, quando ero un ragazzino, la voglia di fare delle cose un po' diverse, un po' strane, soprattutto magiche. Forse mia madre mi diceva sempre sparisci, sparisci, e io già pensavo che da grande potevo anche fare questo, no? E da allora sono passati parecchi anni. In questo tempo, intanto, io sono diventato prete. Mi conoscono soprattutto come Mago Sales, mi definisco così, un prete che fa il mago. Non dico un mago che fa il prete. Quando l'istinto ti porta lontano, ma il cuore resta oltre il mare, se chi ti incontra non ti porge la mano, ci vuole tempo, non disperare. L'allegria che scaturisce dai miei spettacoli è sovente un'allegria in ambienti non lieti, in ambienti di bambini che vivono moltissimi disagi dovuti alla povertà, alle malattie, alla prepotenza di chi comanda e non ultimo alla indifferenza di troppi di noi. Quanti colori si possono mischiare per disegnare una vita? E quante mani si possono unire per ricucire un'antica verità? Se le parole non bastano più, proviamo ancora a inventare una canzone che ci faccia sperare. Insieme si può fare. In pochi anni dalla costituzione della nostra fondazione, molto lavoro è stato fatto. Abbiamo rallegrato centinaia e centinaia di migliaia di bambini, di ogni razza o religione. Abbiamo realizzato tanti progetti. Anche ora la nostra fondazione continua a chiedere aiuto a tanti volontari di ogni età. Sono artisti dello spettacolo o maghi della solidarietà. Ed è un appello che vi faccio. Ogni gruppo, parrocchia, centro giovanile, scuola, può invitare Mago Sales o i suoi collaboratori ad animare una festa. Sarà il nostro dire grazie a voi per aver contribuito a realizzare uno dei nostri progetti a vantaggio dei bambini del mondo. Anche questa è una magia per la vita. Ma per fare una magia ci vuole cosa? Una bacchetta magica. Eccola qua, apparsa come per miracolo. E con questa bacchetta magica io invito tutti voi ad assistere ai miei spettacoli, a uno spettacolo di magia dove? In Italia, in giro per il mondo, in Africa, in Asia, nelle Americhe, dappertutto dove ci siano dei bambini che hanno voglia di giocare, voglia di divertirsi, di stare allegri, dei bambini come il Mago Sales. E allora compiamo questa magia. 1, 2, 3, Sim Sales, Beat.